con Sabina Cristini, presidente del gruppo Meccatronica di Eni Automazione. Un'edizione che torna in presenza e che però fa notizia anche per gli argomenti di cui abbiamo discusso oggi. Siamo andati dai motori agli azionamenti fino a parlare di intelligenza artificiale. Che quadro abbiamo oggi di questo approccio meccatronico? Quanto è attuale? Sicuramente l'approccio meccatronico, dato dalla multidisciplinarietà di aspetti meccanici, di automazione e di informatica, sono assolutamente attuali e rinforzati dagli aspetti di digitalizzazione. Nelle sessioni di oggi abbiamo affrontato le tematiche delle tecnologie e tecnologie applicate su progetti come oggi si possono realizzare, quali ad esempio il virtual commissioning, la simulazione per quanto riguarda le funzionalità di macchine o di linee produttive a diversi livelli, ci sono gemelli digitali multifisici dei vari oggetti che possiamo realizzare. Altro aspetto molto importante connesso alla digitalizzazione è l'aspetto delle reti, dell'IoT, della gestione e comunicazione, ma anche della gestione dei dati con il famoso data analytics e dell'approccio dell'intelligenza artificiale che possono dare un valore aggiunto alla gestione attuale degli impianti lungo tutta la filiera. Nella sua introduzione ha parlato di influenze del settore B2C sul settore B2B. Ci può spiegare cosa intendeva? I grossi trend di customizzazione dei prodotti finali si sono avvicinati alle esigenze del comparto manifatturiero, quindi le esigenze ormai di prodotti consumer che hanno un ciclo di vita molto breve si riflette nella necessità di dover realizzare il time to market delle macchine, degli impianti per produrli estremamente ridotti rispetto al passato, e questa è una sfida per i costruttori e per i progettisti. Un altro esempio è la customizzazione, la personalizzazione dei prodotti con lotti produttivi altrettanto ridotti, si dice se si estremizza la produzione all'8 1 e tutto questo grava sul fatto di dover ingegnerizzare macchine modulari, riconfigurabili in tempi strettissimi e comunque in termini anche di redditività, comunque garantendo la redditività industriale che le aziende devono sostenere. Si parla tanto di sostenibilità, l'approccio meccatronico, che è un approccio appunto integrato e multidisciplinare e che mira, se vogliamo, anche a aumentare l'efficienza delle imprese, può essere un fattore abilitante anche per la sostenibilità? Sicuramente sì, l'approccio meccatronico permette di rendere più efficienti, di governare anche i consumi energetici, di darne trasparenza, monitorizzazione per continuamente ottimizzare i processi di progettazione. Anche la virtualizzazione, il controllo da remoto permette di anche effettuare azioni di messa in servizio, di commissioning che un tempo determinava tempi ma anche trasferimenti fisici degli operatori, oggi si possono fare in completa autonomia a distanza. Quindi l'efficienza energetica è sicuramente di primaria importanza e trasferita attraverso le nuove tecnologie.